Ci troviamo sul Monte Carpegna, a 1415 metri d'altitudine. È la vetta più alta del Parco del Sasso Simone Simoncello. Il Monte Carpegna si configura come una sorta di grande zattera adagiata sulle colline del Monte Feltro. Si tratta di un vero e proprio balcone dal quale è possibile ammirare a 360 gradi un panorama indubbiamente unico. Osservando verso est si può apprezzare addirittura l'Adriatico, poi piano piano spostandosi verso occidente con lo sguardo si possono raggiungere altri due rilievi molto importanti che sono il Sasso di Simone e Simoncello. Il Monte Carpegna ha una storia geologica particolarmente intrigante. Pensate che si è formato questo masso circa 35 milioni di anni fa. Il Monte Carpegna è avvolto poi sul versante che dà appunto sul paese omonimo, Carpegna, da un bosco di conifere. Si tratta di una vera e propria impresa epocale perché quel versante si presentava denudato e a partire dal 1917 circa è stata piantumata una pineta che ora lo avvolge per intero e ospita, diciamo così, una fauna ricca e variegata. La vetta del Monte Carpegna, ma il comprensorio di Carpegna in generale, sono meta di un turismo naturalistico. Tra questo va annoverato quello in bicicletta, su strada ma anche fuori strada. Il turismo in bici in particolare si collega ad una vicenda sportiva molto significativa, quella del grande campione di ciclismo Marco Pantani, il quale aveva scelto come ideale palestra proprio il Monte Carpegna. Ed eccolo, questo palcoscenico straordinario dal quale si gode un panorama unico nel cuore dell'Italia.